Lavastese espugna il Fadini, vince la terza partita consecutiva migliorando e non poco la propria posizione in classifica. Secondo derby vinto in pochi giorni per gli uomini di Papagni. Dopo il successo interno sul Notaresco arriva il 2-1 sul Real Giulianova. I giallorossi invece incappano nella seconda sconfitta consecutiva e recriminano decisamente sulle decisioni dell'arbitro della gara Simone Picchi di Lucca. Subito la cronaca prova a fare la partita, il Giulianova all'ottavo, Napolano prova su punizione sulla respinta della barriera, il tentativo di Gori finisce alto. Al 19esimo Lavastese trova il vantaggio, perde palla il Giulianova a centrocampo, Sciba se ne va a centrale, scarica a sinistra per Russo, cross in aria dove Di Giacomo di testa fa 1-0 per gli ospiti. Si infortuna Fazzini, nei giallorossi entra Barlafante, reagisce la squadra di Bolza al 26esimo, ancora Napolano su punizione, raso terra che impegna Patania, palla in corner. Dal corner reclama un sospetto mano in aria, il Giulianova Picchi assegna solo, rimessa dal fondo. 28esimo, palla buona in aria per Torelli, anticipato da Patania, poi Balducci rimette in mezzo, altro sospetto di mano in aria, Picchi dice ancora di no. 31esimo, terza protesta giallorossa, Balducci cade in aria, contatto, altro no di Picchi tra le proteste della tribuna. Un minuto dopo perde palla Fuschi sulla tre quarti, Sciba prova, palla centrale, para Pagliarini. Al 34esimo raddoppia Lavastese, imbucata centrale per Stivaletta in velocità, entra in area, destro in diagonale che batte ancora Pagliarini. Al 37esimo vicino al terzo gol la squadra ospite, Palestini prova il destro al giro dal limite, incrocio dei pali, a Pagliarini battuto. 41esimo cross dalla destra, testa di Di Paolo per il Giulianova, Patania ci arriva, palla sulla traversa e poi sul fondo. 43esimo ancora protesta per il Real Giulianova, contatto Barlafante, Russo in area, Picchi ammonisce Barlafante per simulazione. Il secondo tempo si apre con Stivaletta che dopo soli 56 secondi se ne va ancora in velocità, deve uscire con i piedi Pagliarini. Al 17esimo accorcia il Giulianova, Napolano dal vertice dell'area sinistra mette in aria, Di Paolo prova, tocco di mano Vastese e questa volta Picchi fischia il penalty per i giallorossi. Sul dischetto Napolano non sbaglia e rimette dentro la gara i suoi. Al 39esimo si fa rivedere in avanti la Vastese, Russo scende a sinistra, percussione, sinistro in aria, Pagliarini in angolo, ancora Russo di testa dal corner, palla alta sulla traversa. Al 44esimo Tozzi Borsoi, entrato da pochi minuti, mette palla in mezzo, Di Paolo va di testa, paratissima di Patania e palla di nuovo in corner. L'arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 47esimo Napolano ci prova su punizione, altro sospetto mani, Napolano viene poi espulso per aver spinto un avversario, reo di aver reagito alle proteste del numero 10 giallorosso. Vince dunque Lavastese che festeggia insieme ai propri tifosi, il Real Giulianova schiuma rabbia, ora per i giallorossi diventa decisamente più dura anche in vista di un altro derby con il Pineto domenica prossima. Presidente Bartolini, è arrivata questa sconfitta con Lavastese, però insomma sulla storia di questa partita pesano molto le decisioni da parte del direttore di gara. Sì, oggi è successo, cioè, di tutto e di più, spero che stasera le vostre immagini facciano chiarezza su quello che è successo, c'è stato più di un rigore negato a ripetizione dell'arbitro nel primo tempo, secondo me inspiegabilmente, perché la partita era una partita tranquilla tra due squadre che si debbono salvare, quindi tra due squadre che insomma cercavano di fare la partita, il Giulianova a mio avviso l'ha fatta dall'inizio alla fine, Lavastese ha giocato di rimessa come doveva fare perché aveva un punto in più, giocava fuori casa,
Abbiamo subito il primo gol in contropiede, mi dicono anche quello da posizione dubbia, non lo so perché io risultavo, insomma, stavo nella panchina nostra che era nella parte opposta del campo dove hanno segnato, quindi non lo so, lo voglio vedere anche questo, però i rigori che non ci hanno dato sono stati talmente evidenti e palesi che dobbiamo capire quello che passava dentro la testa del direttore di gara, perché poi sono dinamiche che condizionano una partita e condizionano un campionato. Ecco, lei è andato, insomma, ad avvicinare anche il direttore di gara a fine gara e anche a fine primo tempo? No, io l'ho avvicinato a fine primo tempo perché poi il direttore di gara ha allontanato tutti noi dirigenti e accompagnatori, perché chiedavamo delle sensazioni sue, no? Perché non era una cosa normale quella che è successa. L'arbitro, con un fare abbastanza arrogante, ha prima allontanato il dirigente accompagnatore che stava con me e poi qua sotto negli spogliatoi ha allontanato anche il sottoscritto e niente, che non, purtroppo siamo indifesi di fronte a queste cose, quindi abbiamo subito oltre il danno la beffa. Nel secondo tempo alla fine non ci ha dato un altro rigore, uno ce lo ha dato, un altro non ce l'ha dato alla fine con Napolano che, insomma, su un calcio di punizione ha preso un giocatore con il braccio alzato, mi dicono, io stavo venendo qui in sala stampa, e quindi che dire, abbiamo perso una partita che sinceramente, insomma, se andiamo a vedere gli episodi, insomma, che ci hanno dato contro, è una cosa assurda. Ecco, oggi ci troviamo in una posizione di classifica, insomma, delicata, e non è il primo arbitraggio che subiamo in questa maniera, quindi è ora di farla finita, è ora di farci avere, insomma, degli arbitri all'altezza da parte della Lega, perché, cioè, buttare via un campionato in questa maniera non ne abbiamo voglia. E da un mese a questa parte devo dire che stiamo facendo gli straordinari da questo punto di vista, e per raggiungere l'obiettivo della salvezza era fondamentale cambiare quel dato delle prime partite che vedeva la nostra difesa la seconda perforata di tutto il girone. Siamo migliorati, siamo stati molto attenti in fase di non possesso. Nel primo tempo, come lei sottolineava, siamo andati bene in ripartenza e siamo stati micidiali. Potevamo fare anche il terzo gol in più circostanze, però devo dire e sottolineare che il Giulianova ha mostrato, soprattutto nel secondo tempo, in alcuni tratti di meritare il pari, e quindi onestamente credo che se continua a giocare così come ha fatto nel secondo tempo non avrà problemi a raggiungere la salvezza. Ma io comprendo comunque che era un derby importante e di grande tensione, e non voglio giudicare l'operato dell'arbitro perché è come noi, voglio dire, a questo punto non mi sembra corretto farlo. Situazione di classifica decisamente migliorata, 3 vittorie in pochi giorni, 2 vittorie nel derby, penso, è un'altra vastezza. Se penso al post Campobasso dove avevamo preso 3 gol, subito 3 gol, e che eravamo a un punto dei play-out e a qualche punto dal penultimo posto della retrocessione diretta, diciamo che abbiamo fatto un grande balzo in avanti in merito della ritrovata compattezza di questo gruppo, di questi ragazzi. Merito anche alla società che ultimamente ci è stata vicina. In maniera particolare vorrei ringraziare i nostri tifosi perché ultimamente ci stanno dando veramente una mano. Domenica col notaresco, in pochissimi, ma si sono fatti sentire anche a Monte Giorgio, e oggi ci sono stati vicini anche nei momenti difficili, quando nel secondo tempo eravamo schiacciati nella nostra metà campo.